Allora, inizio innanzitutto ringraziando Claudio, Fabio, no, e tutti comunque le persone che hanno collaborato a Frontier nella città e nel museo per avermi invitato e per tutto il lavoro che hanno fatto. Due piccole premesse metodologiche che spiegano anche il motivo per cui diciamo, ringrazio sentitamente Claudio e Fabiola. Credo che parte dei che gli storici dell'arte, mi sento storico dell'arte perché lo sono di formazione, sono arrivati in ritardo per studiare il fenomeno del writing e della street art. Paradossalmente credo che normalmente i critici lavorino per lanciare un fenomeno artistico sul mercato. In questo caso, credo che sia uno dei casi unici, i critici stanno arrivando per giustificare la presenza di un fenomeno artistico sul mercato. Quindi credo che anche i dibattiti che c'erano stamattina sul ruolo del curatore all'interno di progetti di arte pubblica così, e sul fatto che si sia in ritardo su questo, ma ancora si discuta su questi argomenti, è legato al fatto che gli storici dell'arte si erano un po' addormentati negli ultimi 20-30 anni e che non hanno studiato come bisognava studiarlo questo fenomeno. Quindi questo per quello che riguarda la premessa metodologica interna alla storia dell'arte. Per quello che riguarda invece l'approccio transdisciplinare di questo convegno, direi che la scelta del tema del mio intervento è legata da una parte semplicemente alla voglia di mettere alla disposizione dei comuni, dello Stato, degli strumenti pratici per semplicemente spendere meno soldi nel controllo della ripulitura delle città, diciamo così. E dall'altra parte mi sono chiesto quali possono essere le riflessioni di uno storico dell'arte che possono interessare persone come giuristi, come sociologi, che hanno già abbondantemente lavorato su queste questioni e a cui magari diciamo, le tematiche stilistiche gli possono anche interessare come appassionati, ma non gli serviranno poi nell'ambito delle loro ricerche specifiche. Questo era proprio una piccola parentesi. Questo appunto avevo scelto come immagine, come simbolo, sì, questo vagone con scritto questo treno della metropolitana parigina con scritto Le Trois la Ville. Un'altra piccola parentesi, dopodiché prometto che inizierò, riguarda ad esempio un altro tipo di intervento e un altro lavoro che sto facendo, che invece riguarda specificatamente diciamo, un'analisi storico-artistica della street art, che non concerne tanto direttamente la creazione degli artisti quanto la rappresentazione o almeno la presenza della violenza, un'iconografia della violenza nel mondo della street art. L'abbiamo visto stamattina anche con lo skateboard, cioè i poliziotti sono i nemici, lo Stato è quello che reprime, si è creato proprio una specie di iconografia della violenza e quindi sto accumulando e cercando di creare delle categorie di questa violenza nell'ambito della street art. Ora vi faccio vedere solo alcune delle immagini che sto mettendo da parte. Qui addirittura c'è una ricostruzione, cioè non è un vero scontro ma è una messa in scena da parte di alcuni riders che inforcano le magliette della polizia ferroviaria. Su tutt'altro genere invece il rapporto tra il writing e la guerra e quindi dei soldati writer che americani che in Iraq durante le pattuglie taggavano o comunque realizzavano dei graffiti sui muri delle zone dove erano di distanza. Quindi questa è un altro tipo di approccio che però ho considerato fosse un po' inutile da portare in quest'ambito. Questo è un altro esempio anche del contrasto, cioè a destra avete un deposito della SNCF dove vengono smontati e ripuliti i treni che sono taggati o comunque ricoperti di graffiti, a sinistra avete una porta di metropolitana che è passata in vendita a Parigi da Arcurial il 22 gennaio scorso, cioè abbiamo lo stesso tipo di supporto, lo stesso oggetto su cui però la società porta due sguardi completamente diversi. Quindi da storico dell'arte che si appassiona alle immagini, quello che
quello che sento è essere il mio ruolo è quello di riuscire a mettere, creare dei concetti, a spiegare perché queste due immagini in realtà sono diverse anche se l'oggetto è lo stesso. Questa ricerca nasce dalla volontà di contribuire allo studio dei parametri in base ai quali la nostra società decide se autorizzare o meno la presenza di un'immagine nello spazio pubblico. Il writing, inteso come fenomeno visivo non autorizzato, mi sono specializzato proprio su questo, ho escluso a priori anche la street art, mi sono concentrato proprio sul writing, appare come un terreno ideale per questa analisi perché non riconosce e non rispetta le normative vigenti in materia. Da circa 30 anni catalizza polemiche e dibattiti, a differenza della pubblicità, la cui presenza nel panorama urbano è generalmente tollerata ed è percepito come una forma di inquinamento visivo dalla cittadinanza che pretende un suo inquadramento da parte delle istituzioni. Oltre ad offrire un breve spaccato sulle misure che regolano la presenza delle immagini nello spazio pubblico, questa ricerca vuole contribuire a una riflessione sulle vie percorribili per migliorare l'attuale quadro legislativo. Fino ad oggi i governi hanno ricorso principalmente al binomio repressione-muri legali per inquadrare il writing, impostando l'appropriazione sull'idea che ogni intervento nello spazio pubblico debba essere autorizzato. Tuttavia, oltre ad imporre costi esorbitanti ai cittadini che finanziano con le proprie tasse la pulizia dei muri dipinti dai writers, queste politiche non hanno ancora ottenuto risultati soddisfacenti in termini di inquinamento visivo. Il writing non autorizzato dilaga tuttora nelle nostre città. Questa situazione di stallo ha portato ad un progressivo innalzamento del livello dello scontro tra writers, polizia e sistema giudiziario. L'aumento esponenziale dei writers attivi in Europa a partire dagli anni 90 ha aumentato il tasso di inquinamento visivo, mentre gli insuccessi delle politiche anti-writing hanno convinto le amministrazioni ad inasprire le pene previste per questi reati. Scusate, bevo. Le conseguenze di questa evoluzione sono oggi allarmanti. In Europa si registrano i primi casi di esilio visivo di giovani ventenni ai quali lo Stato, ad esempio la Francia, combina sanzioni pecuniarie elevatissime, quando dico elevatissime intendo che ci sono 5 zeri dietro un numero, grazie al perfetto funzionamento di pratiche poliziesche e strumenti di repressione giudiziaria sempre più sofisticati. Quindi cosa succede? Che questi giovani ventenni, 22, 23, anche 28 anni, si ritrovano con lo Stato che in sede di giudizio gli reclama 500.000 euro. L'unica soluzione che trovano, anche se magari con l'aiuto della famiglia possono pagare quella multa ma non vedono la ragione, è quella di partire dall'Europa per andare verso paesi che non danno l'esilio verso la Francia. I casi si contano ancora sulla punta delle dita, ma a questo stato, questo è lo stato attuale, a questo hanno portato le politiche anti-writing in Europa in questi 30 anni. Capire i meccanismi che regolano la presenza del writing nello spazio pubblico è quindi urgente, perché probabilmente il numero di persone che si trovano in questa situazione aumenterà negli anni a venire. I modelli di studio della cultura visuale messi a punto negli ultimi 20 anni permettono di porre fine allo stato di anarchia visiva delle nostre città. La società contemporanea riconosce e protegge il diritto alla libertà di parola. Oggi, quello che mi chiedo, è se è possibile nella nuova era delle immagini di iniziare a pensare, così come esiste anche una libertà di parola, che possa esistere anche una libertà di immagini, cioè un diritto di libera espressione visiva. Così come ho diritto di prendere la parola e parlare in un luogo pubblico senza chiedere autorizzazioni per esprimere la mia opinione, o per declamare una poesia, diciamo di una valenza artistica, quello che mi chiedo è se si possa immaginare una stessa cosa ma traslata sul piano visivo. Le mie prime ricerche su questi temi si sono concentrate su due fronti in parallelo. Ho iniziato focalizzando la mia attenzione sulla storia del writing nella metropolitana di Roma e sulle politiche anti-writing predisposte dal Comune Capitolino e dall'azienda del trasporto pubblico locale, cioè l'ATAC. Contemporaneamente ho avviato un censimento, una ricostituzione della storia giudiziaria del writing, storia giudiziaria penale del writing in Italia e in Francia. Entrambi questi approcci mi sono sembrati adatti alla ricostituzione e all'analisi del ruolo assegnato dallo Stato alle immagini nello spazio pubblico.
Intanto inizio diciamo con una breve immagine che vi mostra quella che è la metropolitana di Roma, comprese non solo la linea A e la linea B, ma anche diciamo, i treni che a Roma fungono quasi da metropolitana, anche se non sono considerati come tale. Il 19 settembre 1992, un gruppo di writers, tra cui Cromo, Crash Kid, Clown, Jaime, Cole Hart e Damage di Ancona, dipingono uno dei treni della linea ferroviaria che collega Roma ad Ostia. Da allora, i graffiti sulle linee metropolitane romane sono un elemento costante del panorama visivo cittadino. Qui una foto del 92, si tratta proprio dei primi treni che sono stati dipinti a Roma. Ancora oggi, come mostra questa foto scattata nel settembre 2002, questa presenza del writing sulla metropolitana a Roma persiste, non c'è mai stata interruzione. La causa di questa mancata interruzione è probabilmente l'incapacità delle istituzioni locali di controllare questo fenomeno. Roma rappresenta quindi un caso quasi unico in Europa, perché ancora oggi chi sale sulla metropolitana vive con una continuità sorprendente sensazioni simili a quelle della New York degli anni 70. Il 13 maggio scorso alcuni writers romani hanno fondato un blog, XX Roma, per celebrare il ventennale della prima metropolitana dipinta in città. Da allora pubblicano fotografie e ricordi delle loro uscite, invitando chiunque abbia dipinto un treno a Roma a inviare testi e fotografie per condividere la propria esperienza. Alcuni dei post più interessanti, tra quelli pubblicati in questi mesi, presentano dei video in cui la storia di ogni singolo vagone circolato sulle linee ferroviarie romane è ricostituita attraverso la sovrapposizione di fotografie scattate ad intervalli irregolari durante gli ultimi 20 anni. Hanno riunito in pratica qualcosa come qualche decina di migliaia di fotografie e poi hanno creato dei dossier sul computer classificando le fotografie per vagone. Questo è un lavoro in corso, non è ancora finito, però insomma su YouTube si iniziano a vedere i primi risultati di questo lavoro. Questi loro li chiamano invecchiamenti, sono il risultato, partono dal lavoro come quello che vedete, queste immagini che vedete qui davanti, insomma. Parto da un dettaglio che, se vedete, è il tag OPAC bianco sulla parte bassa del vagone, che è l'elemento che ha permesso di riconoscere che si tratta dello stesso vagone fotografato a 15 anni di distanza. Nella fotografia di sopra avete quindi il vagone con i graffiti, tra parentesi anche di Honest, fatti nel 96, e nella foto di sotto avete invece il vagone come sta attualmente girando sulla metropolitana. Questi video e queste fotografie sono secondo me una delle prove più evidenti della relativa libertà d'immagine che è stata concessa al writing dalle istituzioni capitoline. Lo scorso ottobre ho incontrato e intervistato i due fondatori del blog XX Roma, che appartengono rispettivamente alla prima e alla seconda generazione di writers attivi in città, ma preferiscono, anche se si sa chi sono, ma che il loro nome non circoli, almeno nelle aule, per parlare della loro percezione delle campagne anti-writing organizzate dal comune e dall'azienda di trasporto pubblico locale in questi ultimi 20 anni. La loro lettura degli eventi attesta che la libertà d'immagine che è stata ed è tuttora offerta ai writers a Roma non è il frutto di una scelta deliberata e coerente, ma è il risultato di un incrocio di interessi politici e economici discordanti. Mi soffermo su un punto che secondo me è importante, e quello che mi interessa è il loro punto di vista, il che non significa che corrisponda alla verità, però mi interessa comunque sia vedere quella che è stata la percezione di questo fenomeno da parte dei writers. Le prime metropolitane dipinte a Roma nel 1992 colgono di sorpresa le istituzioni. Nella maggior parte dei casi i recinti possono essere facilmente oltrepassati. Vedete quelli che erano i recinti delle metropolitane a Roma ancora negli anni 90, vi rendete conto perché era così facile tagliare o comunque realizzare dei graffiti sulle metropolitane. Inoltre, non avendo a disposizione dei sistemi di pulizia adatti, non capendo quale sarà la durata di questo fenomeno, l'azienda di trasporto pubblico locale, l'ATAC, pulisce inizialmente solo alcuni finestrini. Cito quello che mi hanno... qui vedete appunto i ragazzi che scavalcano le reti. C-
cito quello che mi dicono questi ragazzi. La notte tu facevi un vagone e poi loro ripulivano dei quadrati senza organizzazione. Vedevi i quadratini così puliti, non capivi nemmeno quello che stavano facendo. Effettivamente è quello, cioè nei primi anni, diciamo, del writing a Roma, i vagoni non venivano puliti, venivano semplicemente fatti questi quadratini, quindi il graffiti continuava a circolare ad eccezione di queste piccole finestre, diciamo, che venivano aperte. Nei depositi la vigilanza è affidata all'Istituto Vigilanza dell'Urbe, che impiega soprattutto uomini non più giovani e spesso incapaci di rincorrere gli adolescenti che entrano nei depositi. Me li hanno descritti un po', c'è presente Aldo Fabrizi, ecco, quello era il tipo di personaggio che ci doveva inseguire. Inoltre, i vigilantes non conoscono e non comprendono il fenomeno del writing e così, dopo pochi mesi passati a cercare di mettere fine alle intrusioni notturne dei writers, iniziano a sparare. Questa situazione si prolunga fino al ferimento di Joe nel 1996, vedete la foto qui a destra, e al successivo processo della guardia giurata che aveva sparato. Vi cito quella che è la ricostruzione di questa storia fatta sul loro blog. Le avevano provate tutte per impedirci di dipingere i vagoni, arrivando ad una soluzione drastica ed estrema, spararci contro. Avevano sempre sparato contro i writers giù in metro, ma ultimamente c'erano state settimane dove ogni notte o quasi erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco nei nostri confronti. Durante il processo raccontammo per filo e per segno gli attimi di quella notte del 1996 dentro il deposito di Magliana, di come la guardia uscì dai treni a circa 10 metri da noi dopo neanche 30 secondi che eravamo lì, urlando a squarciagola, con la pistola già in pugno, e già rimbalzavano proiettili intorno a noi a distanza ravvicinata, scheggiando il cemento ai nostri piedi, mentre ci davamo ad una disperata quanto rocambolesca fuga. Ci furono degli interminabili secondi di silenzio dopo che passammo dietro dei vagoni parcheggiati. Ora, fra noi e la rete, mancavano un centinaio di metri di spazio aperto. Purtroppo, quei pam 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 rincominciarono nuovamente ad echeggiarci nella testa. Riuscimmo ad arrivare tutti e tre dall'altro lato della rete sani e salvi, o quasi. Joe lamentava il fatto di essere stato toccato da qualcosa ad una spalla. A quel punto, la guardia, che probabilmente aveva esaurito il caricatore, cominciò a tirarci dei sassi oltre la rete, uscimmo in strada, impanicati ed agitati. Il processo, tenutosi nei mesi, non so se... Ecco, questa è una fotografia della yard dove è avvenuto questa situazione che vi ho appena descritto. Il processo, tenutosi nei mesi successivi, avrebbe dovuto allertare le istituzioni e incoraggiarle a sviluppare risposte urgenti. Tuttavia, né il Comune né l'ATAC reagiscono e i primi arresti di writer, COD nel 94 e Trota nel 1999, sono più il frutto del caso che il risultato di un innalzamento dei controlli nei depositi. La prima vera reazione istituzionale al writing è dunque la campagna di comunicazione finanziata intorno al 1999. Attraverso due diversi manifesti, il Comune prende finalmente posizione contro i writers e annuncia un programma di pulizia graffiti che rimane sulla carta, contribuendo a rafforzare tra i writers la sensazione di essere liberi di controllare il livello della propria presenza visiva in città. Ora, per farci capire, oltre al fatto che veniva, qui vi leggo, in 48 ore gli scarabocchi saranno rimossi dalle pareti di questa e altre 4 stazioni di metro, quindi se hai deciso di sprecare altri pennarelli, pensaci su almeno 2 minuti. La campagna di repressione si limitò all'affissione di questi pannelli che divennero immediatamente degli oggetti di collezione per i writers, nient'altro, insomma. Questa invece è un'altra campagna più o meno degli stessi anni, finanziata dall'ufficio del decoro urbano del comune, con scritto appunto "Chi imbratta Roma, a Roma contro". Questa campagna pubblicitaria però si limita alla creazione e all'affissione di queste due immagini in giro per Roma. Bisogna quindi attendere il 2001 per assistere al primo vero importante tentativo istituzionale di controllare il writing. In pochi mesi, mentre il nuovo sindaco Walter Beltroni succede a Francesco Urtelli, che aveva governato la città a partire dal 1993, la sicurezza nei depositi dei treni viene aumentata. Si installano nuovi recinti e in alcuni casi, come ad Ostia, compaiono dei sensori e delle telecamere,
La sorveglianza, fino ad allora gestita dall'Istituto Vigilanza dell'Urbe, viene affidata ad una nuova compagnia, la Security Service, e i risultati effettivamente non tardano. Vi cito quello che mi hanno detto. Erano tutti giovani, avevano l'età nostra, hanno cominciato ad inseguirci e non ti mollavano un attimo per chilometri e chilometri sui binari e per strada. Oltre a mettere a guardia dei depositi dei vigilantes giovani ed allenati, la Security Service li munisce inoltre di cani e loro, i Brighters, reagiscono così alla presenza dei cani. Il cane è peggio di una guardia, corre più veloce e poi ti fa male. È un bel deterrente nel senso che ti tiene lontano, a volte provi ad avvicinarti ma poi molli. Contestualmente a questo cambio di rotta nella protezione dei depositi viene finanziato quello che viene cosiddetto detto il baffo. La più imponente campagna di pulizia dei treni mai organizzata a Roma. La società All Clean del gruppo AMA riceve l'incarico di pulire tutti i treni della linea B della metropolitana e della linea del Lido che collega Ostia a Roma. Durante i primi mesi i Brighters tentano di riappropriarsi di queste superfici. Cito sempre. All'inizio è stata una guerra. Pulivano, poi i vagoni venivano ridipinti e loro ripulivano. La guerra è durata almeno un annetto tra il 2001 e il 2002. Sono riusciti a tenere puliti per più di un anno tutta la Lido e tutta la B completamente. Erano più veloci dei Brighters. Ma le nuove politiche anti-brighting, che effettivamente funzionano, hanno vita breve. Verso la fine del 2003, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, due altre compagnie vengono affiancate alla Security Service per controllare i depositi, Italpol e Mondialpol. Contemporaneamente, i treni dipinti non vengono più puliti. Nell'arco di pochi mesi, il lavoro svolto è vanificato. Loro la raccontano così. Nell'arco di due anni è stato un vero e proprio scatafascio. C'è stato il delirio, soprattutto sulla metro B. Da allora, dal 2003 fino al 2013, salvo sporadici tentativi come la campagna di pulizia dei vagoni finanziata nel 2009 dalla giunta del sindaco Gianni Alemanno, la repressione del braiding sulle linee ferroviarie romane è fondata soprattutto sull'aumento della sorveglianza dei depositi e sulla pellicolatura dei vagoni. L'innalzamento dei controlli nei depositi della metropolitana di Roma, avviato con pochi risultati nel 2003 con l'arrivo di due nuove compagnie di sicurezza private, è stato riorientato in chiave antiterroristica dopo gli attentati di Madrid del 2004. Ci si è reso conto che bisogna proteggere innanzitutto i depositi per evitare che vengano messe delle bombe, oltre che per il fatto che i treni possono essere dipinti. Effettivamente le bombe sui treni a Madrid sono state messe abbastanza certamente nei depositi, quindi non c'è stata, diciamo, necessità di ricorrere a dei kamikaze. Tuttavia, gli investimenti fatti non hanno ancora garantito, ad oggi, risultati apprezzabili, perché, malgrado la sorveglianza, i Brighters non hanno mai smesso di entrare nei depositi di treni. Anche la campagna di pellicolatura avviata nel 2005 sulla linea A della metropolitana e proseguita nel 2012 sulla linea B può considerarsi fallimentare. I treni dipinti vengono raramente puliti e, paradossalmente, questa grande e inabituale disponibilità di vagoni bianchi ha riacceso l'attenzione dei Brighters per la metropolitana. Basti pensare che nuovi treni della linea C, ancora in fase di rodaggio, sono già stati dipinti e che i vagoni della linea A e B c'erano raramente puliti. Ora, io da circa un mesetto seguo con grande interesse il dibattito tra un blog che si chiama Roma fa schifo e l'amministratore delegato di ATAC, Roberto Diacetti, perché ogni mattina le persone, i blogger di Roma fa schifo, postano le fotografie dei vagoni dipinti sul account Twitter di Roberto Diacetti per sollecitare un suo intervento in questo senso. Ora, quali sono le conseguenze di questa mancanza di coerenza nella repressione del braiding da parte del comune e dell'azienda di trasporto pubblico locale? Senza alcun dubbio, l'aumento dei toni dello scontro tra, da una parte, i Brighters e dall'altra le istituzioni, la cittadinanza e le forze di polizia incaricate di reprimere il braiding. I Brighters sentono di avere il controllo della situazione e non vogliono perdere la libertà di immagine che gli è stata garantita negli ultimi 20 anni. Sanno che i depositi sono relativamente accessibili e che, nonostante la pellicolatura, i treni girano comunque dipinti. Tuttavia, questa relativa libertà altera la loro percezione dei rischi giudiziari ai quali si espongono. Cito, in Italia il sistema giudiziario è talmente intasato che non arrivi mai al processo, quindi entrano senza pensare alle possibili conseguenze giudiziarie.
e conduce ad esempio i brothers italiani o stranieri a entrare nei depositi senza prendere sufficienti precauzioni. La conseguenza di questa situazione è il numero relativamente alto di arresti di brothers non locali nei depositi della metropolitana romana, ma anche milanese. Sta il caso la settimana scorsa di 4 brothers scandinavi che sono stati arrestati mentre dipingevano. Tutto ciò a Roma è paradossale, perché se si considera che ci sono solo 2 linee della metropolitana, pensare che ci siano talmente tanti arresti, se uno riprende gli stessi dati in proporzione e li porta a Parigi o a Londra, si chiede quale potrebbe essere l'ampiezza del fenomeno. Cito quello che mi dicono a proposito degli stranieri, i ragazzi di Roma. Gli stranieri vengono presi perché vengono a Roma e vedono la metro distrutta e pensano che sia una cosa facile, invece puntini di sospensione. Nei depositi, l'alto numero di brothers che non conoscono il territorio aumenta inoltre in maniera esponenziale il rischio di incidenti, perché moltiplica la possibilità di scontro tra i brothers e le forze di polizia o i vigilantes che sono presenti nei depositi. Incurante del pericolo, l'amministrazione continua ad ignorare questo fattore, nonostante il fatto che abbia già causato la morte di un writer, Massimiliano Capuzzo, conosciuto in Italia, che è un writer di Milano, conosciuto come Ritla, che dopo essere entrato nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2005 nel deposito delle Ferrovie Nord a Civita Castellana, è caduto in un burrone mentre scappava dai carabinieri intervenuti per arrestarlo. Un'altra conseguenza è lo sguardo particolarmente disincantato dei writers nei confronti degli appalti per la pulizia dei graffiti. Cito quello che mi hanno detto. Qualcuno si fa i soldi con i graffiti, prendono i soldi per la pulizia ma non puliscono, e poi dicono che non riescono a tenere testa al problema e che servono altri soldi. Cioè, quindi si analizzano, vedono nel mercato della pulizia e nella necessità di mantenere alti i costi di pulizia per tenere in piedi un sistema clientelare, la volontà di non risolvere il problema del writing. Questa sensazione è già apparsa durante il periodo 1993-2008, quando Roma era governata dalle giunte di centrosinistra Rutelli e Veltroni, si è rinforzata durante gli ultimi anni perché Gianni Alemanno ha finanziato una delle più importanti operazioni antigraffiti mai realizzate a Roma, con risultati al tempo stesso importanti e insoddisfacenti. I muri sono tinteggiati con colori diversi, come potete vedere si assiste a un patchwork che è abbastanza interessante su tutti i muri di Roma. Al tempo stesso le scritte sulle serrande non sono cancellate, perché mentre i muri sono di dominio pubblico, le serrande sono di dominio privato, quindi in realtà si crea questa compresenza tra fasce di pittura diverse che hanno cancellato le tag e le serrande che continuano ad essere taggate. Inoltre c'è un altro problema, è che effettivamente si assiste a una cancellazione abbastanza frequente, o uno strappo dei manifesti di una certa parte politica, mentre la parte politica al governo viene tutelata da chi ripulisce i muri. Quindi questo conduce poi ancora a un peggioramento della situazione. Già normalmente i writers percepiscono le operazioni antigraffiti come una limitazione della propria libertà di immagine. La malgestione degli appalti a Roma ha peggiorato ulteriormente la situazione, accrescendo la loro incomprensione delle politiche anti-writing. Questa mancanza di coerenza ha inoltre ritardato la ricerca di un compromesso condiviso e scaricato sulle forze di polizia e sulla magistratura, aggiungerei anche sui facilitatori che stanno dalla parte dei writers, la gestione quotidiana di una guerra visiva della quale non si intravede il termine, sebbene credo siano ormai chiare le ragioni. Ora, per finire questa breve descrizione della storia del branding nella metropolitana di Roma, questa è la situazione degli ultimi anni, perché se sono frustrati i writer, sono frustrati anche i vigilantes, che adesso iniziano a recuperare le bombolette. Ora, avviene in vari paesi europei, ma a Roma si è arrivata alla situazione per cui alcuni vigilantes hanno preso dei nomi da writer. Cobra è uno dei più forti e rispettati. Verga anche, sì. E quindi opera, vedete, prima si limitavano a scrivere opera non terminata causa fuga artisti, oppure pulgati, o come corrono il ciccio e il secco, che completavano i graffiti sulle metropolitane di Roma.
Adesso siamo a una fase più elaborata perché diciamo taggano diciamo, il nome della loro diciamo, società Vigilantes. Quindi per quanto faccia ridere effettivamente è divertente, però questo caos visivo è secondo me poi la conseguenza di un caos amministrativo e di una non gestione del problema del branding e di una non volontà di comprendere quello, come si può risolvere il problema del branding nella metropolitana a Roma. Secondo me la soluzione più semplice sarebbe semplicemente legalizzare il branding nella metropolitana di Roma, lo dico e lo sottoscrivo, permettendo ai brander di fare delle opere finite con più tempo, così viene bene, e cercando magari di convincerli a rispettare un po' di più i finestrini che comunque hanno una loro utilità, insomma. Finito diciamo la parentesi diciamo sul branding, che mi ha permesso di mettere in luce quella che è la percezione diciamo dei branders del livello di democrazia visiva nelle città, cambio diciamo punto di vista e adotto sullo stesso tema la visione dello Stato. È stato il cosiddetto processo di Versailles che ha portato all'arresto di circa 60 branders a Parigi e nella regione dell'Île-de-France all'inizio degli anni 2000, a farmi capire l'importanza dello studio della repressione giudiziaria del branding e a incitarmi ad effettuare un censimento tuttora in corso dei processi contro i branders tenutisi in Italia e in Francia negli ultimi 30 anni. Frutto di una delle più importanti indagini di polizia mai condotte in Europa contro i branders, il processo di Versailles non è ancora concluso. Preferisco quindi concentrarmi su alcuni processi tenutisi in Italia negli ultimi 2 anni perché li considero rappresentativi dello stato schizofrenico con cui lo Stato reprime il branding, condannando o assolvendo imputati che hanno compiuto esattamente gli stessi reati. Ora, prima di passare diciamo, alla situazione italiana, vi mostro semplicemente due dei writers che sono Asil, sulla quale avrei piacere avere il punto di vista di Leonardo Sonnoli, perché considero che le sue punizioni, quindi per lui il writing si riassume così come a scuola ti obbligavano per punizione a ripetere, a ricopiare la stessa frase su una lavagna, lui le chiama punizioni e riproduce la sua tag su superfici, a volte anche su interi treni della metropolitana. E Asil oramai, i tag di Asil non circolano più perché è un sorvegliato speciale e sa che non può, è identificato e sa che non può commettere più infrangere la legge. Un altro diciamo che è uno dei mostri sacri del branding parigino, O'Clock, anche lui oramai ha smesso di taggare perché essendo identificato sa che nel momento in cui appone una tag a Parigi si ritrova con la polizia che lo viene a cercare alle 6 di mattina dopo una settimana, quindi e va a processo, quindi oramai sono dei branders che sono paralizzati. Ora, non citerò tutti i nomi di tutti i writers coinvolti in questi processi su loro specifica richiesta. Gli atti che mi hanno trasmesso sono comunque sufficienti, credo, per analizzare le motivazioni delle sentenze e le diverse interpretazioni dei due articoli che permettono oggi in Italia di sanzionare il writing, ovvero il 635, che punisce il danneggiamento, che è quello anche più temuto perché è più severo, e il 639 che punisce il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui. Nel primo caso studiato, tenutosi presso il Tribunale Penale di Milano nel luglio 2012 e segnalatomi da Frode, che era presente qui ieri, che è l'avvocato writer, due writer erano stati accusati di deturpamento, cioè l'articolo 639, per essere stati colti in flagrante, sottolineo questo aspetto, cioè in flagrante, mentre dipingevano un muro. Il pubblico ministero chiedeva un mese di reclusione, ma la sua richiesta non è stata accolta dal giudice, che ha assolto in due imputati, motivando la sua decisione sia su un piano visivo, sia su un piano psicologico. In primis, il giudice ha riconosciuto l'innocenza visiva dei due writers, perché essi non hanno in animo l'offesa al bene giuridico tutelato. Pertanto, scrive nella sentenza che, cito, occorre valorizzare la circostanza che gli imputati non volessero sporcare, cioè deturpare o imbrattare, una parete intonsa, ledendone così l'integrità estetica, cromatica, architettonica, eccetera, ma addirittura volessero abbellire la stessa coprendo le preesistenti firme stilizzate, tag tra parentesi,
di riconoscimenti artisticamente più elaborati, tra parentesi TRUAP, scritto TRUAP, T-R-U-A-P. Questa, diciamo, è la motivazione, per cui, una delle motivazioni per cui i writers, secondo il giudice, dovevano essere assolti. Il giudice, stando a quello che è scritto qui, ha accettato la diversa percezione visiva dello spazio pubblico da parte dei writers e ha tenuto conto, nel suo giudizio, dei parametri estetici degli accusati. Cioè, il throw-up è bello per un writer, non è bello per tutti, però il giudice, nel giudicare il throw-up disegnato, ha tenuto conto del parere estetico di chi lo ha fatto e non magari del passante qualsiasi a cui non piace, non piaceva quel throw-up. Ha considerato inoltre attenuante il fatto che il muro fosse già stato dipinto, perché, cito, non è possibile intaccare l'integrità del bene quando tale integrità è stata già completamente compromessa da altri. E qui sottolineo, quindi, e faccio vedere questo, questo graffiti realizzato proprio da Frode con altri writers a Milano qualche mese fa, dove vedete bene appunto che è ispirato alla legge 639, e loro sono andati, dopo la sentenza, che era luglio 2012, in strada a dipingere questo graffiti direttamente su un muro che era già stato dipinto in pieno giorno, senza chiedere autorizzazioni, sapendo che comunque se sarebbero stati fermati ci sarebbe stato un processo, ma oramai la giurisprudenza aveva statuito che non potevano essere condannati. Ha giudicato pertanto impossibile, quindi il giudice... ha giudicato pertanto impossibile la condanna di un cittadino intento ad abbellire lo spazio pubblico, imponendo persino, e questo devo dire un aspetto interessante, alle forze di polizia la restituzione delle bombolette sequestrate ai writers al momento dell'arresto. L'approccio visivo o l'interpretazione visiva dell'articolo 639 del codice penale da parte del giudice è evidente quando spiega che, e cito, la condanna di imbrattamento è costituita non da qualsiasi apposizione grafica, ma da quella compromissione materiale e o cromatica, subspecie, di un'alterazione estetica negativa, di un bene precedentemente intatto o diverso. È necessario che le condizioni estetiche, colori, materiali, forme, linee architettoniche, originali o comunque precedenti al fatto, siano intenzionalmente intaccate, depauperate, modificate in peius. Il giudice, questo per la parte visiva, poi c'è la parte psicologica, perché il giudice ha inoltre rilevato che i writers erano privi dell'elemento psicologico necessario per la punibilità del reato e avevano invece la volontà di sviluppare e realizzare in positivo anche per la collettività le proprie competenze e aspirazioni artistiche e non di deturpare un bene. Questa sentenza è quindi in linea con alcuni studi recenti di criminologia culturale che hanno sancito l'impossibilità di punire un imputato accusato di aver commesso un fatto che non è psicologicamente assimilabile ad un reato. Cioè, se io non percepisco l'atto che sto facendo come un crimine, non posso essere punito per tale crimine. Ora, ovviamente, gli studi vanno un po' in maniera più approfondita, mostrando che comunque sia c'è una costruzione intellettuale che giustifica questa interpretazione psicologica, che è la differenza dal fatto che se io non considero un reato uccidere qualcuno, vengo comunque condannato per averlo ucciso. Le motivazioni sono chiare a riguardo, perché il giudice rifiuta di punire un writer senza che siano provate, cito, sul piano psicologico la coscienza, la volontà e la volontà di ledere l'estetica di un bene nelle sue caratteristiche e linee formali. Nel secondo processo, tenutosi presso il Tribunale di Treviso nel maggio 2011, il writer Sexe è stato accusato di danneggiamento, quindi secondo l'articolo 635 del codice penale, e condannato ad una pena di 15 mesi di carcere e al pagamento delle pene delle spese processuali per aver dipinto 12 treni tra gli ultimi mesi dell'anno 2008 e il 18 aprile 2009. Paradossalmente, gli aspetti visivi messi in luce dall'inchiesta di polizia resasi necessaria per individuare la vera identità Sexe non è stato colto in flagrante, è stato individuato a posteriori tramite un'inchiesta, vengono tralasciati dal giudice nella sentenza, che si fonda esclusivamente sulla lettura economica del writing avanzata da Trenitalia. Dopo aver circoscritto i 12 vagoni dipinti per i quali era stata presentata una denuncia da parte di Trenitalia, cosa importante la denuncia, perché la denuncia data con certezza ai graffiti è prova che il reato non è caduto in prescrizione,
La Polfer scopre la vera identità di Sexe fondando le sue ricerche sul presupposto che la, leggo, tag Sexe era riconducibile sempre al medesimo writer, in quanto composto dalla scritta Sexe più one, a voler significare che lo stesso oramai si riteneva il numero uno, il migliore. Tale scritta veniva apposta di recente sulle opere Wild Style di Sexe. Quindi in realtà, anche per giustificare il fatto che le stesse opere fossero state fatte dalla stessa persona, la polizia ha dovuto provare l'esistenza artistica di Sexe. Quindi condurre una ricerca che si fondava su parametri estetici, visivi. Il buon esito delle indagini riposa in gran parte sulla comprensione da parte dei poliziotti del rapporto particolare dei writers con la riproduzione fotografica dei loro graffiti. L'inchiesta muove i suoi primi passi, cito, in vari siti specializzati dove venivano trovate moltissime foto della tag Sexe, tra cui due immagini in cui l'imputato figura davanti ai graffiti di Sexe. Poi, nel tentativo di trovare ulteriori prove della colpevolezza, la polizia lo ferma e lo identifica, cito, nella stazione ferroviaria di Venezia, mentre fotografava dei graffiti presenti su dei convogli regionali, in particolare il 7 marzo, lo stesso si portava in testa al convoglio TAF 94, dove fotografava con circospezione la prima vettura di testa danneggiata da writing, con ben evidente la scritta Sexe. Nonostante quindi gli aspetti visivi siano dunque centrali durante l'indagine, la sentenza si fonda invece esclusivamente sulle argomentazioni tecniche di Trenitalia. In particolar modo, il giudice considera che, leggo, coprendo i contrassegni riportanti i dati tecnici, numero seriale, caratteristiche tecniche e scadenze di manutenzione, il writer rendeva i treni assolutamente inservibili nell'immediato per i viaggi con servizi passeggeri. In tutti i casi, comunque, il fermo momentaneo era prima o poi necessario e la spesa di ripristino era comunque molto rilevante. La questione della copertura dei contrassegni è centrale nella sua interpretazione della dottrina e della giurisprudenza sulla distinzione tra l'articolo 635 e 639 che il giudice riscrive interamente nella motivazione della sentenza. Cito. Si è detto che la condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di un'abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'articolo 639 e non da quello 635, mancando un'immanenza almeno relativa degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. Il reato di danneggiamento si distingue sotto il profilo del deterioramento da quello di deturpamento o imbrattamento perché, mentre, e qui è sottolineato anche nella sentenza, il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa. Il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res, il cui aspetto originario quindi non viene compromesso. L'uso dei treni è stato parzialmente impedito per permettere di pulirlo. Per questo l'imputato è condannato per danneggiamento e non per deterioramento. Tale motivazione non può essere accettata, a mio avviso, non solo perché implica l'idea che l'atto di dipingere abbia un valore distruttivo, ma anche perché è totalmente antitetica ad altre giurisprudenze europee, come quella francese, che ad esempio riconosce che i graffiti dipinti non alterano la materia e quindi il writer non può essere accusato di secondo l'articolo 635 ma secondo l'articolo 639, mentre le tag realizzate con gli acidi, questa è una foto sempre di una tag realizzata con acidi, alterano invece la superficie e chiedono proprio il cambiamento della superficie taggata e quindi in questo caso posso applicare una giurisprudenza diversa. Quindi per questo motivo credo che da un punto di vista visivo il giudice non aveva i fondamenti per poter condannare Sexe. I due processi presi in esame, arrivo quindi alla conclusione, in questo intervento mostrano quanto sia ancora difficile nel 2013, a quasi 50 anni dall'apparizione del writing, di proporre un inquadramento giuridico coerente ed atto a garantire sentenze eque e commisurate. Il materiale raccolto in questi primi mesi di ricerca non costituisce ancora un campione sufficientemente rappresentativo, ma autorizza comunque alcune considerazioni. Il processo contro Sexe costituisce la prima prova della volontà politica di controllare in Veneto nel 2008 la nuova recrudescenza del fenomeno del writing.
Nella sentenza il giudice conferma questo dato a due riprese, rinforzando la sensazione che Sexe non sia stato giudicato per aver infranto la legge, ma perché alcuni politici volevano provare ai cittadini che li avevano eletti di possedere il controllo visivo del loro territorio. Sorprende quindi che si ammetta in un'aula di tribunale che la reazione dello Stato è suscitata dall'aumento del numero di privates attivi in un determinato territorio e che non arrivi puntuale perché un approccio del genere sancisce l'incertezza e la soggettività della pena per i privates. In entrambi i processi il fattore visivo ricopre inoltre un ruolo fondamentale. A Milano il giudice fonda la sentenza di assoluzione su un approccio visivo al fenomeno del Brighton. A Treviso il riconoscimento del Brighton come fenomeno materiale, cioè danneggia i treni, e non visivo, giustifica la sentenza di condanna. Il giudice trevigiano accorda a Trenitalia un danno economico arrecato dai graffiti, cito, risultante dalla somma di più fattori e l'ingente danno d'immagine e di successivo degrado che la società Trenitalia subiva e dalla regione Veneto che si serve di predetti convogli per il trasporto regionale. Quindi si arriva alla situazione paradossale per cui il danno, anche quando è d'immagine, cioè visivo, ha esclusivamente ricadute materiali ed economiche. Quali, diciamo, considerazioni trarre dallo studio dell'analisi del writing nella metropolitana di Roma e dei processi contro i writers? In uno studio del 2008 intitolato Il capitalismo contro il diritto alla città, il geografo inglese David Harvey ha osservato che spendiamo molta energia politica per difendere il posto dei diritti umani nella costruzione di un mondo migliore. Nella maggior parte dei casi i concetti che impieghiamo sono individualisti e fondati sulla proprietà, e per questo non rimettono assolutamente in questione le fondamenta del neoliberismo, l'egemonia delle logiche mercantili o le forme giuridiche ed azione dello Stato. Dopotutto, nel mondo in cui viviamo, i diritti della proprietà privata e del tasso di profitto primeggiano su tutti gli altri. Da 30 anni, le logiche con cui i governi europei provano con poco successo di ridurre il livello di inquinamento visivo generato dal Brighton si fondano sul riconoscimento del diritto di proprietà privata e del tasso di interesse. I costi delle campagne anti-Brighton sono puntualmente sbandierati per giustificare l'inasprimento delle pene contro i Brighters. Le aziende di trasporto pubblico e le compagnie ferroviarie improntano le loro cause sui danni di immagine causati dai graffiti dipinti sui treni. I giudici condannano regolarmente i Brighters per aver danneggiato una proprietà pubblica o privata. Solo raramente gli interessi economici passano in secondo piano per lasciare spazio a parametri diversi. Lo scorso giugno, un gruppo di ricercatori in scienze sociali e scienze cognitive ha lanciato un appello sul giornale Le Monde per chiedere una riduzione massiccia del numero di pannelli pubblicitari presenti nello spazio pubblico. Invocando il principio di precauzione, ricordavano che la pubblicità è in grado di modificare alcuni dei nostri comportamenti più automatici, compresi quelli incoscienti. Al tempo stesso, segnalavano che un cittadino genera a Parigi, grazie alla sua sola presenza fisica nella città, 50 euro di fatturato pubblicitario ogni giorno, e si interrogavano sulla ridistribuzione dei proventi di questo mercato, tanto produttivo quanto potenzialmente dannoso per la società. Che si tratti di difendere un diritto alla non ricezione delle immagini, pubblicità, o un diritto alla produzione delle immagini, writing, la necessità di garantire un nuovo diritto umano, la libertà di espressione visiva, appare sempre più evidente. Il writing esprime implicitamente da circa 50 anni questo nuovo sentire umano, scontrandosi con sempre più violenza contro una società che ha rifiutato di ripensare le logiche visive dello spazio pubblico e di sottrarle al controllo di concetti individualisti e fondati sulla proprietà, moltiplicando le superfici sulle quali intervenire, da ultimo. Da ultimo il cielo, modificando gli inchiostri per renderli più indelebili, abbandonando le bombolette spray per strumenti pittorici più potenti come gli acidi ma anche gli estintori, il writing ha innalzato inconsciamente il livello dello scontro con la società più pur di ottenere il riconoscimento di un nuovo diritto all'immagine. Le lotte per i diritti collettivi, diceva Harvey, hanno scritto alcune delle più belle pagine della storia del XX secolo. La lotta tra una donna, Hillary Clinton, e un nero, Barack Obama, alle elezioni presidenziali del 2008, provano che alcune lotte portano, a volte, dei frutti. Non so se un writer riuscirà mai a essere candidato alla Casa Bianca. Quel che so, però, è che nel giorno in cui vedrò un writer candidarsi alla Casa Bianca,
avrò la certezza che lo Stato, o comunque sia la società, avrà riconosciuto definitivamente l'esistenza della libertà d'immagine.